Lei ha conosciuto il dottor Vitalone? Non me lo ricordo. Sempre con lo stesso sistema, signora, per lo stesso motivo le do lettura delle dichiarazioni che lei ha fatto, dopo lei mi dirà se le ricorda o no. Quando De Pedis era latitante, venivo spesso incaricata dal medesimo di accompagnarlo o di andare a prendere persone che con lui dovevano incontrarsi perché si fidava molto di me. Nell'ambito di questi incarichi andai a prelevare il dottor Claudio Vitalone, che a quel tempo non conoscevo come tale, e lo condussi al ristorante La Lampara. L'episodio si colloca nel 1983 o nel 1984. Ricordo che Renato era stato accusato da Lucioli. Andai a prelevare il dottor Vitalone nei pressi della Mole Adriana, dove il medesimo mi aspettava a bordo della sua auto con autista. Non ricordo con esattezza che macchina avesse, anche perché in precedenza l'avevo incontrato una volta. Ricordo comunque una Golf bianca o grigia o una BMW grigio o bianco, come le auto a bordo delle quali si trovava il dottor Vitalone nelle due occasioni. Nell'occasione precedente a quella del ristorante La Lampara avevo prelevato il dottor Vitalone in una traversa di Viale Regina Margherita, sotto lo studio di un avvocato. In quell'occasione lo portai qualche isolato più avanti dove lo aspettava Renato. Dopo l'incontro alla Lampara, in un'occasione successiva prelevai il dottor Vitalone sempre nella traversa di Viale Regina Margherita. Lo portai a Viale Regina Margherita nei pressi di un negozio di animali. Loro entrarono in una traversa con l'auto di Renato e io, su disposizione di quest'ultimo, aspettai una mezz'ora, dopo la quale ripresi in macchina il dottor Vitalone e lo riportai nel posto dove lo avevo prelevato. I tre episodi descritti si riferiscono sempre al periodo suddetto, cioè 1983 o più probabilmente 84. Quando espletavo questi incarichi ero in possesso di una Golf, canna di fucile o di una 1 verde. Gli incontri avvenivano sempre di sera. A domanda se al ristorante La Lampara entrò dentro e se si vide sarà con altre persone, risponde: accompagnai il dottor Vitalone all'interno del locale dove c'era già Renato seduto al tavolo con altre persone che non conoscevo. Renato mi aveva più volte raccomandato di essere molto gentile e di non fermarmi al ristorante. Dopo la cena ho condotto il dottor Vitalone nei pressi del giardino zoologico dove è rimasto in compagnia di Renato. Io me ne sono andata. Man mano mi ricordo diversi particolari. In occasione del terzo incontro ricordo che Renato, dopo l'incontro con Vitalone, mi consegnò una busta dicendomi di custodirla con cura. La busta era chiusa, ma il contenuto mi dava la sensazione al tatto di documenti rigidi o fotografie. A domanda del PM su come faccia ad affermare che si tratta del dottor Vitalone, risponde: successivamente ai tre incontri, affrontando con Renato il problema di far conseguire un trasferimento al Mancini, detenuto a Pianosa, mi disse che il dottor Vitalone non poteva far nulla. Io gli chiesi sorpresa: ma allora conosci Vitalone, che sapevo essere un procuratore o un procuratore generale? Lui mi rispose che era la persona che mi aveva chiesto di accompagnare con tante cautele per ben tre volte. A domanda del pubblico ministero se abbia mai visto il dottor Vitalone in foto o in televisione, risponde: no. Posso dare una descrizione nei seguenti termini: ricordo un uomo abbastanza piazzato, bassino o comunque non alto, fortemente stempiato e anzi con pochi capelli. Ricordo un viso quasi perfettamente ovale. Lei ha dichiarato... Cosa, tutto questo? Sì, aspetti, no, aspetti, continuo il verbale, abbia pazienza. Lei ha dichiarato al PM di Roma di aver accompagnato tre volte il dottor Vitalone ad appuntamenti con il De Pedis. Ha dichiarato altresì che in precedenza non aveva mai visto il Vitalone. Posto ciò, come faceva a riconoscerlo sul luogo dell'appuntamento? Risposta: De Pedis, prima dell'ora fissata dell'appuntamento, mi portava sul luogo preciso dell'appuntamento, mostrandomelo e dicendomi che proprio là avrei trovato una macchina ferma con due persone a bordo. Io dovevo passare lampeggiando due volte, fare una conversione ad U oppure fermarmi qualche metro più avanti della macchina, lasciando il motore acceso ed attendere che uno dei due mi raggiungesse e salisse in macchina. Così è accaduto tutte e tre le volte. Ogni volta è salita sempre la stessa persona che ha descritto al PM di Roma e che poi ho saputo essere il dottor Vitalone. Poiché l'ufficio me lo chiede, riferisco in dettaglio le modalità di questi appuntamenti. La prima volta mi recai sul luogo dell'appuntamento con Renato De Pedis, il quale mi mostrò dove avrei dovuto trovare la macchina alla quale lampeggiare. Renato mi disse che forse l'uomo sarebbe uscito da uno studio, mi pare quello dell'avvocato Manca, ubicato là vicino, ma che in ogni caso per sicurezza avrei dovuto aspettare che salisse in macchina con l'altro uomo. Poco prima dell'orario fissato dell'appuntamento lasciai il De Pedis in un vicoletto poco distante. Ritornai sul luogo dell'appuntamento e prelevai il Vitalone con le modalità che ho poc'anzi descritto, accompagnandolo là dove avevo lasciato il De Pedis. Trovai il Vitalone ad attendermi nella sua macchina e pertanto non lo vidi uscire dallo studio.
accostata la macchina al marciapiede, sono scesa, allontanandomi, saliva al mio posto in macchina. Ritornai dopo un quarto d'ora, 20 minuti, così come Renato mi aveva detto di fare. Presi il mio posto in macchina, dopo che Renato era sceso, riaccompagnai il dottor Vitalone là dove lo avevo preso. La seconda volta prelevai con le solite modalità il Vitalone in piazza Cavour. Questa volta il De Pedis mi faceva da battistrada a bordo di un Audi di colore scuro. Lo seguì fino al ristorante La Lampara, dove Vitalone e De Pedis cenarono insieme ad altre persone. Dopo la cena, come ho già detto, accompagnai il Vitalone nei pressi del giardino zoologico e lì lo lasciai in compagnia degli stessi commensali i quali si erano portati nello stesso luogo con i propri mezzi. Ricordo che Vitalone scese all'imbocco di una via a senso unico nella quale io non entrai. Renato ci aveva preceduti e quando arrivammo aprì lo sportello per far scendere Vitalone. La terza volta prelevai il Vitalone nello stesso luogo dove l'avevo preso la prima volta e tutto si svolse come la prima volta. Circa il periodo in cui tali incontri sono accaduti, devo dire che li colloco nel periodo in cui De Pedis era latitante. Tutti e tre gli incontri avvennero nell'arco di un mese circa, doveva essere marzo o aprile o comunque durante la stagione primaveriale. Lo ritengo perché ricordo che in occasione del primo o del terzo di tali incontri indossavo un completo con pantaloni e gilet di pelle verde senza cappotto. Confermo quanto ho dichiarato al pubblico ministero di Roma, devo però dire, sui nomi delle strade non sono molto sicura, però sarei in grado di indicare i luoghi degli incontri se l'ufficio mi condurrà sul posto. Poiché l'ufficio me lo chiede, chiarisco che la persona da me descritta, che poi ho saputo essere il dottor Claudio Vitalone, non aveva baffi. Poi, ancora un altro brano. In occasione dell'ultimo incontro, il dottor Vitalone volle essere gentile con me e dicendo che voleva ringraziarmi per il disturbo che mi aveva arrecato accompagnandolo agli appuntamenti con Renato, mi consegnò un pacchettino. Eravamo in macchina, io non aprii il pacchettino, lo ringraziai e andai via. Mi ricongiunsi con Renato De Pedis e lungo la strada per arrivare al testaccio gli raccontai quello che era accaduto, mostrandogli il pacchettino che ancora non avevo aperto. Renato mi rimproverò dicendomi che non avrei dovuto accettare nulla, che si era tanto raccomandato che io non fossi discreta o sgarbata. Io restai interdetta e dissi a Renato che per quanto mi riguardava gli potevamo restituire l'oggetto al Vitalone, poiché nel frattempo avevo aperto il pacchetto ed avevo constatato che si trattava di un anello antico, o almeno che tale sembrava, ma che a me non mi piaceva per nulla e mi veniva pure stretto. Dissi a Renato che non avevo alcuna difficoltà a restituire quell'anello che non mi piaceva e mi veniva pure stretto. Renato mi disse che ormai non si poteva fare più niente, che restituirlo era ancora più scortese e borbottando lasciò cadere il discorso. Conservo ancora questo anello che non ho mai usato, si trova tra i miei oggetti d'oro sequestrati quando sono stata arrestata a gennaio e attualmente dovrebbe trovarsi presso la cancelleria penale della Pretura di Roma. Altro verbale, poi li indicherò alla corte che peraltro già ce li ha. Aggiungo un particolare che mi torna in mente in questo momento. Renato aveva il pallino delle cure delle mani e voleva che io gli curassi le unghie. Non solo, ma voleva che usassi limette e tronchesine d'argento, di un corredo da manicure che gli era molto caro e che gli era stato regalato proprio dal dottor Vitalone. Ricordo che io lo prendevo in giro dicendogli che quegli attrezzi non funzionavano, le lime non limavano, le tronchesine non troncavano, anche se erano d'argento e anche se gliele aveva regalate Vitalone. Mi è tornato in mente altro verbale, un episodio che riguarda il fratello di Claudio Vitalone, di cui non so neanche il nome, o meglio so che il dottor Claudio Vitalone ha un fratello a nome Vilfredo, ma da Danilo o da Renato non ricordo di averlo mai sentito nominare. Una volta, quando Mancini era stato arrestato e io premevo su Renato affinché facesse qualcosa per aiutare Antonio, utilizzando la sua amicizia con il dottor Claudio Vitalone, e mi lamentavo che questo suo amico, per quanto importante, forse non mi pareva che facesse niente per Mancini, Renato mi disse che in quel periodo il Vitalone era indaffarato, perché il fratello, che suppongo fosse questo Vilfredo, non ho notizie di altri fratelli, era impicciato perché tempo prima aveva ammazzato la sua amante e in quel periodo quella storia rischiava di tornare alla luce. Non posso essere più precisa su questo episodio perché questo è quello che mi disse Renato. Voglio precisare che quando mi lamentavo con Renato perché Vitalone non faceva niente per Mancini, non ne facevo colpa al Vitalone ma a Renato, che non lo sollecitava abbastanza o per niente. Per questo Renato mi raccontò l'episodio che ho riferito per spiegarmi che in quel momento Claudio Vitalone aveva ben altre preoccupazioni che gli dava il fratello e che pertanto era inopportuno e inutile assillarlo con problemi che in quel momento non poteva risolvere.
Bene, signora, lei ricorda questi episodi, ricorda queste situazioni? No, guardi, io ricordo che con Renato sono stata sempre accompagnato in tantissimi posti per una vita, come lui ha accompagnato me, però questi particolari non me li ricordo. Non li ricordo. Le leggo un altro verbale e poi lei mi darà la sua risposta. Aggiungo altresì che Renato era molto splendido e faceva spesso regali, anche costosi, agli amici. So che a Vitalone regalò un Rolex d'oro, non so se commissionato dallo stesso Vitalone o di sua iniziativa. E in quel periodo Renato era in carcere, l'orologio fu recapitato da Ettore Maragnoli, che lo aveva acquistato su incarico dello stesso Renato. Non ne sono certissima, ma mi sembra che il Rolex fosse di tipo President. Del Rolex ho saputo sia da Renato De Pedis che da Ettore Maragnoli. Ristorante Popi Popi. Un'altra circostanza mi è venuta alla mente, cioè che Enrico De Pedis forniva spessissimo il pesce al dottor Claudio Vitalone. Spiego, poiché l'ufficio me lo chiede, l'episodio di mia conoscenza. Renato De Pedis era proprietario di un ristorante che era fittiziamente intestato a una società o a un prestanome, che veniva gestito dai fratelli Renato e dal padre. Il ristorante si trovava a San Francesco delle Fratte a Trastevere e tuttora in funzione, seppure come pizzeria. Si chiama Popi Popi. Quando Vitalone aveva amici a cena, il che capitava piuttosto spesso, quasi settimanalmente, chiedeva a Renato De Pedis di preparargli la cena, sempre a base di pesce. Ricordo che Renato ironizzava sul fatto che il Vitalone volesse la cena pronta e a casa e diceva che la moglie di una persona così ricca non poteva abbassarsi a cucinare. Non sono sicura di ricordare il nome della moglie del dottor Vitalone, che io personalmente non ho mai conosciuto, ma mi pare che si chiami Lucilla. Il padre di Renato si lamentava dei costi che dovevano affrontare per tali cene. Consegnava a casa Vitalone la cena pronta il fratello di Renato, Marco. Ciò è accaduto per parecchio tempo. So per certo anche durante uno dei periodi di carcerazione di Renato De Pedis nel 1985. Ricordo che mentre Renato era ristretto al carcere di Regina Celi, io, da via della penitenza, trovai il padre di Renato indaffarato a preparare la cena che avrebbe dovuto recapitare al Vitalone. Egli si lamentava per il fastidio e il da fare che provocava la preparazione della cena e il doverla recapitare a casa. Al ristorante Popi Popi nessuno degli amici pagava. In questo Renato e i suoi familiari erano molto generosi. Figurassi se facevano pagare Vitalone. Bene, ricorda questi episodi? Io ricordo che Renato mandava orologi, mandava pesce a moltissimi avvocati, però adesso non posso essere precisa a chi e come, dove, perché. Ricorda se la famiglia di De Pedis aveva questo ristorante Popi Popi? Sì, l'ha attualmente. Ce l'ha attualmente, ce l'aveva anche a quell'epoca. Non però, penso che è tanto che ce l'abbia, adesso la data precisa non la posso riferire perché non me la ricordo. Però non ricorda di questi, diciamo così, di questi inviti a cena o di queste cene? Io ricordo che Renato mandava pesce, mandava orologi, mandava regali perché era uno splendido, però l'avrà mandati a tantissima gente e adesso non è che me posso ricordare bene a chi, dove, come, quando. In questo momento non ricorda se tra la tantissima gente c'era anche il dottor Vitalone? No, sinceramente no. Bene. Senta, ancora una cosa. Lei ha conosciuto l'avvocato Dean? Guardi, il periodo in cui Mancini era detenuto a Pianosa, io sono andata da una marea di avvocati, quindi non lo escludo che ci possa essere stato pure questo avvocato, perché si stavamo interessando per farlo trasferire. E Renato mi mandava, e dal momento che lui era latitante non poteva andare lui, da moltissimi avvocati, mi indirizzava lui, mi prendeva appuntamento lui, io andavo e poi riferivo. E gli avvocati sono stati una marea, però nessuno ha potuto farlo trasferire, difatti lì è rimasto. Bene signora, io le leggo quello che lei ha dichiarato a proposito dell'avvocato Dean, vediamo se lo ricorda. Tentammo di far trasferire Antonio Mancini da un carcere all'altro tramite Vitalone senza esito. Renato allora mi disse di rivolgermi a un certo avvocato Dean di Perugia, il quale aveva anche uno studio a Roma sul Lungotevere. Quando mi recai a trovarlo in studio, dopo essermi presentata, l'avvocato Dean mi disse che sapeva già tutto e che ci avrebbe pensato lui. Gli versai 1.000.000 lire come acconto, che poi però l'avvocato mi restituì, dato che non era riuscito ad ottenere il trasferimento di Mancini. Ricorda queste dichiarazioni, signora? No, non me le ricordo, comunque probabilmente possono essere vere, perché come le ripeto sono andata da un sacco di avvocati, ho versato anche soldi che talvolta mi sono stati restituiti e talvolta no, però Mancini lì è rimasto, insomma, per un lungo periodo. Benissimo. Ancora una delle ultime cose, signora. Lei ha conosciuto Vittorio Carnovale? No, mai. Non sa se Vittorio Carnovale è evaso da...
qualche volta? L'ho sentito dire, insomma, che era scappato dal tribunale perché la cosa ha fatto eco. Sa i motivi per cui è evaso e qualche circostanza sull'evasione di Vittorio Carnovale? È evaso perché gli hanno dato l'opportunità di scappare, evidentemente. Non ricorda altro sull'episodio? No, non mi ricordo, è scappato. Allora le leggo quello che lei ha dichiarato sulle visioni di Vittorio Carnovale da Piazzale Clodio e poi le farò la solita domanda. So che Vitalone fu l'artefice dell'evasione di Vittorio Carnovale da Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio. Questo seppia d'evasione già avvenuta da Renato e da Raffaele. Seppi anche che sarebbe dovuto evadere Edoardo Toscano, ma che questi non si era fidato e al suo posto aveva approfittato dell'occasione Vittorio. A dire del De Pedis, egli aveva chiesto a Vitalone il favore di fargli evadere Toscano, al posto del quale poi evase Vittorio, perché Vitalone gli era debitore di un favore. Non mi disse di che tipo di favore si trattasse. Queste dichiarazioni che le ho letto le evocano qualche ricordo? No, escludo no. Nella maniera più categorica che il Raffaele possa avermi detto una cosa del genere, perché è uno che tra l'altro per fargli dire la parola bisogna torturarlo. È uno che non parla, quindi non so. Con Renato io ci parlavo molto e a lungo, avevo un altro tipo di rapporto. Ma vabbè, che lo possa aver detto Raffaele lo escludo nella maniera più categorica. D'accordo. Senta signora, lei ha conosciuto Massimo Carminati? Ne ho conosciuti tanti, adesso non ce l'ho presente. Tante persone, non tanti Massimi Carminati, immagino, no? Ho conosciuto tante persone, sì. Allora le leggo quello che ha dichiarato. Massimo era un tipo taciturno, serio, educato rispetto alla media delle persone che frequentavamo. A quell'epoca, parliamo del 79, non era una delle persone che frequentavamo assiduamente. Solo in epoca successiva lo vedemmo un po' più spesso. Massimo, come ho detto, era uno molto serio. Egli, che aveva subito diverse operazioni ed era stato coinvolto in un conflitto a fuoco, diceva sempre che dopo quell'episodio in cui sarebbe potuto morire, ogni giorno di più di vita era tanto di guadagnato, mostrando così una sorta di disinteresse per la morte. Altro brano, tornando all'uscita dal carcere di Abruciati, questi aveva già stretto rapporti con personaggi dell'eversione. Ricordo in particolare di incontri tra l'Abruciati e Egidio Giuliani, Massimo Carminati, Alessandro Alibrandi, poco prima che morisse, e Pasquale Belsito. Tutti costoro erano stati aggregati da Franco Giuseppucci e Danilo, quindi, allorché uscì dal carcere, li trovò in qualche modo impicciati con la banda. Ho dichiarato che era stato Danilo Abruciati a dare l'incarico a Massimo Carminati di uccidere Mino Pecorelli. Confermo sostanzialmente il fatto, anche se Danilo a quell'epoca era detenuto per il processo relativo ai sequestri di persona. Può benissimo aver fatto pervenire a Massimo Carminati l'incarico di uccidere Pecorelli. Per conto di Danilo, e comunque d'accordo con lui, può averlo fatto Franco Giuseppucci. Poiché l'ufficio me lo chiede, specifico che i rapporti tra Danilo e Franco erano ottimi e Danilo non faceva cosa che Franco non sapesse e viceversa. Fu proprio Franco Giuseppucci a introdurre Danilo quando questi uscì dal carcere nell'ambiente della destra eversiva e suppongo anche dei servizi. Bene, senta signora, ecco, queste sono le cose che ho letto nel verbale. Lei ricorda se effettivamente, come lei ha dichiarato, Danilo Abruciati e Franco Giuseppucci erano così amici, si conoscevano? Sì, guardi, io le persone che ricordo bene, tra tante che ne sono passate con tanti nomi diversi, io ricordo Danilo, ricordo Renato, ricordo Raffaele, ricordo Franco, perché sono persone del mio stesso rione che vedevo tutti i giorni e a cui ero legata d'amicizia. Franco pure lo conoscevo al di fuori di Danilo, perché aveva una panetteria a Vicolo del Moro, dove io sono nata. Bene. Senta signora, lei ha saputo qualche volta di rapporti tra Danilo Abruciati e persone, diciamo così, indicate come gente dei servizi? Danilo aveva molte amicizie, tantissime, che come le ripeto erano un andare e vieni, però le vedeva sia a Roma, le vedeva a Milano, e non è che me ci portava a me a questi posti, o quantomeno se io mi trovavo con lui venivo messa da parte. Ma lei ricorda qualche episodio specifico di rapporti tra Danilo Abruciati? Per esempio, ricorda se quando Danilo Abruciati è stato detenuto in carcere qualcuno dei servizi è andato a trovarlo, magari gli ha portato qualche
pochino di polvere. Guardi, una cosa del genere deve essere successa perché me l'ha riferita Danilo, però io non posso dire se è vero o no perché non c'ero. Lui no, no, lei non deve dire se è vero o no. Se lei ricorda l'episodio così come le è stato raccontato, se lei vuole raccontare alla corte. No, come mi è stato raccontato per filo e per segno non me lo ricordo perché è successo 15 anni fa, 17 anni fa, quelli che sono, quindi non è che ho questa mente, già ce l'ho un po' debilitata, poi in più. Però ricordo che aveva ricevuto delle visite, insomma, tra le tante cause che sono successe in quel periodo. Però non posso essere chiara o specifica perché non me le ricordo bene. Signora, vuole che le leggo le cose che risultano dai verbali? Può darsi che lei sia in grado di confermarne qualcuna. Sapevo che Angelo ed altri dello stesso ambiente risolvevano al Danilo numerose grane. Tramite loro, per quel che mi risulta, Danilo ottenne patente e passaporto, macchine blindate. In più di un'occasione, sapendo che stavo per essere arrestata, otteneva di evitare ogni intervento nei miei confronti. A domanda, se i documenti di identità erano intestati all'Abruciati o ad altri nominativi, risponde. Il passaporto e la patente di cui ho parlato erano intestati all'Abruciati. So che in altre occasioni Danilo consentiva, tramite Angelo o tramite le altre persone importanti che diceva di conoscere, anche documenti falsi. Danilo aveva molta fiducia nei confronti di questi, che lui chiamava persone importanti, fino al punto da preferire di rivolgersi a costoro piuttosto che a comuni falsari dell'ambiente che pure conosceva. Altro brano, Danilo, dopo aver cominciato ad avere rapporti con questa gente, ebbe una notevole disponibilità economica. Invero il denaro non gli era mai mancato, ma notai che dopo aver cominciato a frequentare queste persone dei servizi, si consentiva di fare progetti molto dispendiosi. Danilo era senza patente perché gli era stata a suo tempo ritirata. Un giorno venne a casa mostrandomi una patente a lui intestata. Un altro giorno mi mostrò una macchina blindata di cui aveva la disponibilità, precisamente una Lancia Delta grigia, se non vado errata, perché come ho detto di macchine non me ne intendo. Tutte queste cose che egli otteneva da quelle persone lo facevano sentire più sicuro e ogni volta che io mostravo diffidenza per quella gente mi citava questi episodi e questi vantaggi per zittirmi. Lui era convinto che da questo contatto gliene sarebbero derivati grossi vantaggi. Effettivamente dopo quella volta Danilo fu arrestato altre volte, ma liberato quasi subito, ed anche io venivo immediatamente scarcerata dopo essere stata arrestata. Dopo un paio di mesi, e perciò credo verso la fine dell'80, lui, una volta cercando di parlarmi con calma e stando da parte sua del tutto tranquillo, cioè né pippato né arrabbiato, mi disse che per un po' di tempo non gli dovevo creare problemi, lo dovevo lasciare tranquillo e che non aveva molto tempo da dedicarmi, che avrebbe viaggiato parecchio. Io gli chiesi se voleva lasciarmi, se aveva qualcun'altra per le mani, e lui arrabbiato rispose che non avevo capito niente, troncando così il discorso. Successivamente io mi resi conto che aveva altre cose più importanti da fare e che effettivamente io non avevo capito il senso del discorso che mi aveva fatto. Infatti qualche tempo dopo Danilo cominciò a incontrare alcune persone dei servizi e anche io ebbi occasione di intravedere. Dopo aver stabilito i contatti con quelli dei servizi, Danilo disponeva di documenti falsi, di fattura superiore a quelli che aveva in genere, e di passaporti e non di carte d'identità, e faceva progetti in grande per i suoi investimenti. Dunque, so per certo che almeno inizialmente Danilo ebbe dei vantaggi da queste nuove relazioni. Riottenne infatti la patente, il passaporto, gli fornirono denaro e autovetture. Ed attribuiva a quelli, tra virgolette, il merito di essere uscito così presto dal carcere. Dopo un periodo di tempo in cui Danilo sembrava molto soddisfatto dei rapporti con quelli, successivamente talvolta Danilo si lamentava che non fossero state da loro mantenute certe promesse. Ricorda questi episodi? No, io ricordo che Danilo aveva delle situazioni di privilegio, evidentemente perché aveva moltissime conoscenze e quindi la situazione per lui era diversa dagli altri. Quando gli altri non avevano patente, lui l'aveva, quindi questo sì, me lo ricordo. Senta questo, signora. In egual modo dissi al Danilo che non condividevo il fatto che egli avesse rapporti con persone dei servizi segreti. Non condividevo queste sue frequentazioni perché quella gente mi faceva paura e perché non vedevo che utilità potessimo trarne da quelle persone. Egli mi zittiva dicendo che erano persone importanti e che la smettessi di fare la iettatrice. Saltando, leggo solo le parti significative. Per dare un esempio, se prima diceva che avrebbe voluto comprare una casa, dopo diceva che avrebbe voluto comprare una villa. Arrivò persino a promettermi che avrebbe acquistato una casa sull'Aventino, tutta per me. È vero questo, signora, lo ricorda? Ricordo che Danilo, io e Danilo abbiamo avuto sempre dei conflitti per le persone. Ma glielo disse questa storia della casa sull'Aventino?
Della casa? Sulla Ventina. Come Danilo prometteva tante cose che poi non è che manteneva, quindi probabilmente ha promesso pure la casa, ma questo è irrilevante. Gliela fece questa promessa. Domanda, quando iniziano questi rapporti tra Abruciati e persone dei servizi? Risposta, sono certa che risalgono almeno al 1980, alla fine del 79. Insomma, dopo che Danilo uscì dal carcere per aver scontato 4 anni per sequestro di persona. Della data non sono sicura, ma certamente dopo la scarcerazione di Danilo, in epoca precedente al suo arresto per i sequestri, ritengo che non avesse rapporti con i servizi segreti. Altro brano. Fu proprio Franco Giuseppucci a introdurre Danilo quando questi uscì dal carcere nell'ambiente della destra eversiva e suppongo anche dei servizi. Ho già detto la volta scorsa che negli anni antecedenti l'ingresso in carcere di Danilo per i sequestri di persona ritengo che egli non avesse ancora allacciato le sue amicizie con persone dei servizi. Oggi, ad ulteriore conferma, posso riferire il seguente episodio. Quando Danilo era detenuto tramite un agente di custodia corrotto, non era certamente l'unico, gli faceva avere un po' di cocaina o di fumo o di pasticche, che egli in parte assumeva, in parte usava per conquistarsi favori all'interno del carcere. È noto che per poter disporre di questa roba in carcere fa aumentare il prestigio di chi riesce a riceverla. Le mie, per così dire, rimesse di droga erano settimanali. Ciò con riguardo alla detenzione di Danilo a Re Bibbia, dove avevamo le maggiori entrature. Franco Giuseppe Pucci, in una occasione, mi aveva fornito 2 etti di cocaina affinché io potessi rifornire Danilo in quel momento detenuto. Io trattavo solo eroina e non avrei saputo come procurarmi della cocaina di qualità, dato che a Danilo non potevo far certo pervenire la robaccia che in quel momento c'era in commercio. Appunto fu Franco a procurarmi questi 2 etti di buona qualità per Danilo. Se non che, dopo qualche giorno, mi venne di nuovo a trovare Giuseppucci, il quale mi disse che era inutile che io facessi avere a Danilo quella coca che lui mi aveva dato, perché ci pensavano quelli dei servizi a fargliela avere. Amichevolmente non volle che gli restituissi 2 etti che mi aveva dato e mi autorizzò a venderla per mio conto, rassicurandomi che a Danilo ci avrebbero pensato quegli altri. Insomma, Danilo avrebbe avuto quello che gli occorreva senza soldi e in modo sicuro. Non valeva proprio la pena di fargli avere quei 2 etti di cocaina. L'episodio appena menzionato dovrebbe essere collocato tra la fine dell'80 e l'inizio dell'81. Non posso essere più precisa a riguardo. Questa gente io l'ho vista comparire verso la fine dell'80. Danilo uscì da una scarcerazione, forse per i fatti della sanità. E comunque la prima carcerazione dopo che era stato scarcerato per un periodo di carcerazione durato 4 anni per alcuni sequestri di persona. Appena uscito Danilo mi raccontò che in piena notte erano andati da lui delle persone dei servizi segreti che gli avevano portato la cocaina su un vassoio d'argento e che subito dopo lo avevano fatto uscire. Danilo sembrava come lusingato da questo contatto e parlandone con me era come scontato che ci fosse stata una sorta di accordo per cui lui era impegnato a fare qualcosa per loro. L'approccio di Danilo con i servizi segreti avvenne mentre egli stava patendo una breve detenzione nel corso del 1980. Ero io che provvedevo a fargli pervenire attraverso agenti di custodia, alcuni dei quali successivamente arrestati per analoghi episodi, che incontravo al cinodromo di Viale Marconi, la cocaina che egli consumava in carcere. Danilo si trovava detenuto a Re Bibbia. Proprio per rifornire cocaina a Danilo Abruciati, una volta la sostanza per circa 2 ettogrammi mi era stata portata a San Callisto da Franco Giuseppucci, il quale prima che io consegnassi la droga ai soliti agenti di custodia mi disse che non era più necessario che gliela facessi avere in quel modo, in quanto si era attivato altro canale di rifornimento. La sera stessa che Danilo Abruciati venne dimesso dal carcere, egli, evidentemente euforico, mi disse che con lui avevano preso contatto uomini dei servizi, i quali erano entrati in carcere, gli avevano fornito la cocaina che avevano anche pippato insieme e che tra loro avevano allacciato delle relazioni, non so a cosa finalizzate. Ma Danilo era troppo soddisfatto di quell'incontro in carcere di notte, dove aveva ricevuto offerte di protezione e di lavoro particolarmente soddisfacenti per lui. Riguardo a quanto dichiarato, laddove dico che i rapporti tra la fine del 79, devo precisare che posso collocare l'inizio di tali rapporti dopo il sequestro Piattelli o comunque dopo il Capodanno del 1980. Ricorda questi episodi, signora? Guarda, io ricordo che probabilmente posso aver mandato della cocaina a Danilo, che non è un mistero per nessuno che Danilo ne facesse uso, all'interno del carcere, tramite i canali che potevo conoscere.
però tutti questi altri episodi che già erano un macello prima, figuriamoci adesso, non riesco a ricordarmeli. Va bene. Sono alquanto confuso. Signora, ancora una cosa. Lei sa, ricorda, ha saputo di rapporti tra Danilo Abruzzati e, diciamo, i siciliani, intendendo gente di Cosa Nostra, gente della mafia? Ma io penso che, so che Danilo conosceva un sacco di gente dappertutto, quindi non lo posso escludere, ma non ne sono neanche sicura. Non è neanche sicura. Ma lei lo ha accompagnato qualche volta? Le risulta che Danilo sia andato qualche volta in quelle terre lì? Guardi, a me Danilo mi portava dietro come un pacco postale, io ero ben felice di accompagnarlo quando lui voleva, però la maggior parte delle volte rimanevo nelle macchine o negli alberghi o nelle case. Quindi... Beh, ovvio, questo sì. Però voglio dire, lei è mai stata a Palermo, signora? Probabilmente sì. Beh, sa, Palermo è una bella città, se la ricorda o no? Ma io, siccome sono chiusa sempre dentro le case o dentro gli alberghi, possono essere bello o brutte che siano, non è, me lo posso ricordare molto bene. Sono okay. Stata a Milano, sarò stata senz'altro pure a Palermo. Va bene. Senta, signora, lei ha mai sentito parlare di un certo Angiolino il Biondo? No, non ricordo. Non mi viene in mente. Bene, signora, le leggo ancora perché le ho sottoposto. Domanda, le risulta che tra i conoscenti di Danilo Abruzzati vi fosse un certo Angelo o Angiolino siciliano? Risposta, sì. Anche in considerazione del mio stato, sono incinta al sesto mese, ricorda, prego di sospendere il presente esame, non nego di avvertire la necessità di mettere in ordine i ricordi della mia vita. Questo è il verbale del 26 aprile 94. In altro verbale, conosco Angelo, detto il biondo, per avere sentito parlare e posso anche averlo visto. Del resto ho visto tantissime persone in compagnia di Danilo. L'ufficio mostra un album fotografico predisposto alla DIA concernente i personaggi di origine siciliana e invita la Moretti a dire se tra le foto vi sia qualcuno a lei nota. Dunque, le foto... No, saltiamo. Non c'è. Senta, ancora una cosa. Domanda, le risulta che Danilo Abruzzati avesse rapporti con esponenti di Cosa Nostra? Risposta, sì. Li sentivo spesso nominare, ma non solo a lui, anche a De Pedis, i nomi di Bontate, Badalamenti e Pippo Calò. Quest'ultimo in particolare lo nominava anche scherzosamente quando gli chiedevo i soldi, perché egli mi diceva: «E che ti credi che so Pippo Calò, er cassiere?» Una volta, nella primavera estate del 79, se non vado errata, mi recai con Danilo a Palermo, perché egli doveva incontrarsi con Stefano Bontate. Alloggiammo in un albergo moderno in Piazza Politeama. Io mi registrai con il mio nome, mentre Danilo con un nome fasullo che non ricordo. Andammo a Mondello, dove Danilo doveva incontrare Bontate. Non lo trovammo e tornammo indietro. Danilo poi ci tornò da solo perché mi disse che i siciliani non si portavano dietro le donne e non ne gradivano la presenza. Domanda, lei ha dichiarato che Danilo conosceva Stefano Bontate ed altre persone di Cosa Nostra. Ricorda qualche nome di persone di questo ambiente fatto da Danilo? E lei poi fa una serie di nomi e di circostanze. Ricorda queste dichiarazioni, signora? No, guardi, io ricordo che, come le premetto, sono scarazzato per tutta Italia, difatti ho anche dei fermi giudiziari in relativi aeroporti e stazioni, quindi probabilmente sarò andato a Palermo, però tutti questi nomi non me li ricordo e neanche voglio sforzarmi di ricordarmeli perché è uno stress troppo grosso. Va bene. Senta una cosa, signora, lei ha conosciuto Ernesto Diotallevi? No. No, ma sa se Danilo lo conosceva? Sì, credo sia stato un suo amico. Benissimo, questo è quello che ha dichiarato nel precedente verbale, quindi non ne do lettura. Che tipo di affari avevano, di rapporti avevano? Amichevoli, che io sappia. Prego? Amichevoli, che io sappia. Ecco. Tanto per sollecitare la sua memoria, non ho mai conosciuto Ernesto Diotallevi, ma Danilo ne parlava spessissimo come di un suo caro amico e come di una persona fidata. Da quello che lui diceva si capiva che era una persona della quale si fidava ciecamente. Lui sicuramente non aveva bisogno di spacciare e non so quali rapporti di affari avesse con Danilo. Senta, lei ha conosciuto o sa se Danilo conoscesse Pippo Calò? No, non lo so, però il detto di Pippo Calò ce l'abbiamo tutti, lo usiamo attualmente, io lo uso con i miei figli quando mi chiedono i soldi. No, vabbè, ma questo va bene, però volevo sapere, le risulta che Danilo conoscesse Pippo Calò? No, non lo so, non me lo ricordo. Ecco, lei ha dichiarato, Danilo e Calò avevano anche affari in comune in particolare. Danilo Abruzzati aveva acquistato in Sardegna una villa da Danilo Sbarra a Porto Rotondo, come pure Ernesto Diotallevi, Paolo Frau, Manlio Vitale, Pistone e forse anche Luciano Mancini ed altri.
sempre da Danilo Sbarra, Danilo e gli altri avevano acquistato appartamenti a Villa Bonelli a Roma, in via Gaetano Fuggetta. Va bene. Senta, ancora una cosa, il nome di Francis Duratello le dice qualcosa? Sì, Francis Duratello era un amico di Danilo. Era un amico di Danilo, lo conosceva Danilo? Sì. Che rapporti avevano? Amici, credo. Ma avevano anche rapporti, diciamo così, di affari? Questo non lo so, so che erano dei buoni amici. Senta, le risulta che Danilo Abrugiati sia stato a Milano qualche volta a trovare o in occasione di incontri con Francis Duratelli o per altri motivi? No, io so che a Milano ci sono andato pure io, su da Francis quando era vivo, ma parliamo di quasi 30 anni fa. Io ero una bambina, ero minorenne. Non ho capito io la risposta, se le risulta che è stato a Milano Danilo Abrugiati. Certo, a Milano ci andava quasi sempre Danilo, aveva anche dei processi a Milano, insieme a Francis mi sembra. E si ricorda dove alloggiava o che luoghi frequentava? Ma era pieno d'amici, non credo che avesse avuto problemi d'alloggio. Senta, il ristorante vecchio a Milano le ricorda qualcosa? Vagamente, un nome che ho sentito, probabilmente ci sarò anche andata, però adesso non me lo ricordo bene. Senta, allora le do lettura delle dichiarazioni in questi verbali. La domanda era, le risulta che Danilo Abrugiati sia mai stato a Milano? La risposta è stata, sì, c'è stato diverse volte anche con me, almeno una volta con Antonio Mancini, diverse volte da solo. Quando andavamo a Milano alloggiavamo o al Residence Zara, o sito in Viale Zara, non ricordo, oppure in una delle case messe a nostra disposizione da Turatello, con il quale Danilo aveva ottimi rapporti. Ricordo che una volta con me Danilo ha cenato al ristorante Vecchia Milano. So che Danilo a Milano incontrava personaggi dei servizi. Ancora un altro brano, qualche tempo dopo Danilo cominciò a incontrare alcune persone dei servizi che anche io ebbi occasione di intravedere. Da quanto riferitomi da Danilo, uno dei primi incontri con queste persone avvenne a Milano, probabilmente in occasione dei suoi viaggi a Milano per il processo a carico di Turatello. Come ho detto, è probabile che lo abbia visto anche a Milano, anzi sono sicura di averlo visto o a Via Zara, dove c'era il Residence, dove noi abbiamo alloggiato un paio di volte, e altre volte avevamo sempre ospitati da gente di Turatello, o alla Vecchia Milano, dove Danilo andava a cena con le persone che doveva incontrare. E io lo accompagnavo per poi andarmene, perché lui non voleva che rimanessi durante il pasto o davanti a un palazzo vicino alla stazione dove Danilo si recava per i suoi appuntamenti di cui ora dirò. Per quanto riguarda gli incontri di Milano, ripeto che Danilo ci andava per vedere come andava il processo di Francis e per altri suoi incontri e abbinava le due cose anche per avere una giustificazione dello spostamento in caso di controlli. Ricorda queste dichiarazioni, signora? No, ricordo che Danilo andava a Milano e che era di casa a Milano e più di una volta sono andata con lui, poi dopo a Milano io non ci ho avuto più motivi di andarci, non ci sono più andata. Però tutti questi nomi non me li ricordo. Io avrei terminato, Presidente. Se vuole concederci 5 minuti di pausa, giusto per fare il punto della situazione, eventualmente il collega avesse qualche altra domanda, ma questione proprio di 5 minuti. Va bene, sospendiamo 5 minuti. Sì. Non c'è l'avvocato Zaganelli, però c'è l'avvocato Bellini. Fateci dire sì. Il pubblico ministero, prego. Sì, signora Moretti, ho solo due domande da farla. Sì. Che possano vedere. No, il pannello. No. No, il pannello non lo vuole, la signora non vuole essere. Non vuole che ci sia il pannello. No, no, scostatevi. Mettete qua. Tanto nessuno la riprende, quindi le persone che sono qui dentro però devono vederla. Prego, prego. Ci ho due sole domande. Ha conosciuto Francesco Pazienza? Avvocato Naso, abbiamo già detto, non si preoccupi. Avvocato Naso, la prego. Avvocato Naso, la prego. Ho già detto io quello che devo dire. E dica al pubblico. Ha conosciuto Francesco Pazienza? Non me lo ricordo bene. Probabilmente l'avrò anche conosciuto, ma non ricordo.
Ricorda di aver sostenuto un confronto con Francesco Pazienza? No. Ricorda di aver sostenuto un confronto con il dottor Vitalone qui presente? No, evidentemente già avevo dei problemi, non me lo ricordo. Il pubblico ministero non ha altre domande e si chiede che, anche indipendentemente dalle letture parziali che sono state date in questa sede, che tutti i verbali resi dalla signora Moretti vengano acquisiti anche ai sensi dell'articolo 500, oltre che dell'articolo 513 secondo comma nel testo vigente al momento nel quale è stata data lettura.